Valhalla, stiamo andando da Randvi a fare il rapporto dell'alleanza con Soma e ok, allora riparliamo subito, vediamo che cosa ci dice. Ragazzi, comunque su Assassin's Creed ho trovato dei bug allucinanti. Comunque in Siamo descrizione, ora alleati vi con lascerò l'inglese il dei Grand canale Bridgeshire, la TikTok. loro Jarl, insomma, ci ha promesso amicizia. Molto bene, Eivor. Queste prime vittorie ci ripagheranno. È così, in molti modi. Una delle migliori guerriere di Soma, Birna, ci servirà con la sua lama. È una grande combattente e uno spirito allegro. Credo che si troverà bene. Lieta di averla qui. Bel lavoro. Ok. Ci avevo messo il corvettino. Ah, carino. Eivor, solo per dirtelo, hanno aperto un negozio qui fuori, un mercante, credo. Sì, È sì. così. Reda, un ragazzo strano, ma piuttosto affascinante. Credo che sarà un'ottima compagnia. Sono ansiosa di conoscerlo meglio. Reda è il mercante di armi leggendarie, ragazzi. Eh? Non so se lo sapete. Allora, ora vediamo che cosa ci dice Randvi. Vediamo se riusciamo ad andare tipo dai figli di Ragnar, non lo so, ecco. Vuoi Mostrami vedere la altre mappa delle alleanze. alleanze? Ok. Io vorrei andare dai figli di Ragnar. Possibile, sì. Dimmi di Vai. più sull'Edacestershire. Vorrei potermi riunire con Sigurd. Si trova nella città di Repton per incontrare Ubba e Ivar Ragnarsson. A quanto ho capito, sono sul punto di spodestare l'attuale re di Mercia per incoronare un uomo a loro gradito. Un progetto ardito. Potrei raggiungerli e aiutarli come posso. Credo che Ok. dovresti. Allora, mi dedicherò alle Chester. Ok. Bene ragazzi, quindi ora partiamo per raggiungere Sigurd, vediamo un po' che cosa ha fatto nella nostra Mi farò assenza. attendere. Bene, informerò Sigurd e i Ragnarsson promettendo loro il tuo aiuto. Se fossi in te, andrei in nave. Repton si Chiaro. trova molto a nord sul fiume Trent. Ok. Oh no, ho sbagliato stanza. Pardon, Randy. Non ho visto le mutandine. Allora. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Fatemi fare un po'. Dobbiamo arrivare fino a qua. Ok. Io ci andrei in nave tutti insieme, ragazzi. Almeno, insomma, esploriamo un po' nuove zone. E comunque non vi faccio sempre tagli degli spostamenti, che è un po' inutile, ecco. Cioè, non sempre, perché almeno vedete un po' il paesaggio. Perché alla fine è bello Assassin's Creed, eh? Non c'è niente da dirle. Andiamo. Ok. Si va Allora, via. andiamo. Partiamo. Posso Allora, poissare la vela. come vi dicevo prima, ragazzi, ho Vela aperto anche un pronta, canale Sir Shepard. TikTok se vi interessa. Fissate la Vi vela. avverto degli eventuali video se non li avete visti o insomma, modo come mi chiamo qua. Allora, devo fare questo fiume, la seconda a destra, ok? Allora, qua tutto a diritto. Ragazzi, il panorama è bellissimo, non c'è niente da dirgli ad Assassin's Creed. È un po' buggato come tutti gli Assassin's Creed, però vabbè, cioè tutti i giochi della Ubisoft, non tutti gli Assassin's Creed, non torna, se no. E comunque si sta rivelando sempre un bel gioco, quindi tanta roba. Ragazzi, Buonasera, oggi vi ho Topo. Saranno delle caricato un ricchezze. episodio, che è l'8 mi sembra, sempre di Assassin's Creed. E vi ho caricato la carriera allenatore col Monaco, se non mi sbaglio, e il pacchetto quello dell'icona. Vediamo dove devo girare, che un po' mi sbaglio. Qua c'è la gente che ha 180 di forza, ragazzi. Qua se scendo e becco qualcuno mi prendono a schiaffi. Possiamo usare la vela. Ora si passa sotto il ponte. Tolgono il coso. L'albero Calma, maestro. tiro. Che figata, io non ho parole. Deve ancora Sei caricare quelle risultato. texture, che brutta cosa. Vabbè. Nel suo piccolo. Questo vento è adatto alla vela. Forse è un po' il problema anche della PlayStation. Che ho la PlayStation 4. Probabilmente tanto sforzo.
sempre di qua, scusate, ma sono un po'. Ok, sempre a destra. E poi tutto a diritto. Mi sembra di stare a macchina quando devo seguire il naviglio sempre tutte le strade. Meno qua sono più previdente, via. Oh, qua ci passerò? Se ci sono passati loro a piedi. Ah già. Bello, bello. L'Inghilterra così è tanta roba, ragazzi. Come ora non mi garba tanto, a me è troppo industrializzata. Hanno rovinato un paesaggio che veramente era pauroso, ragazzi. Nel nome dei soldi, cosa non si fa? Allora, gira. Ora mi sa che riabbassano l'albero. Oddio, c'è stato un calo di framerate, non so se l'avete visto, spaventoso. Vabbè, la PlayStation sta morendo in questo momento. C'è troppa roba sullo schermo. Non vedo l'ora di prendere una PlayStation 5. Ma al momento per avere una PlayStation 5 devi vendere il culo come minimo. Però vabbè, dai. Sono dettagli questi, via. Fra 5-6 anni, quando. Quando ci sarà la nuova generazione, le PlayStation saranno comprabili normalmente, dai. Abbiamo sbloccato un nuovo porto. Poi i punti di sincronizzazione che sono qui. Ci rivediamo direttamente al punto allora. Da Sigurd. Chi si para davanti a Ivar Ragnarsson? C'è il Drengr di Sigurd? Aigor! Eivor! Se continui così, macchierai ovunque. Servirebbe del coraggio. Chi sono? Tutte spie. Recitavano la parte dei Boh, e a contadini. questo gli ha cavato gli occhi. È finita male. Una forcata. Da questo cagnaccio rabbioso. Tempo. I nemici li uccidevamo sul campo di battaglia senza che si sognassero di mandare spie. Oioia, che dolore, ragazzi. Ora stringiamo tregua e pace. Non è da me. Lo immaginavo. Sembra un Io pazzo, amo sti le tizi. torture, le urla e l'odore di piscio. Ehi! Bravissimo. Poveraccio. Sei libero, porcellino sassone. Potrai scorrazzare per i campi di Mergia. L'avrei fatto soffrire meno. Non Seguimi. sadico, ragazzi. Io avrei paura di Facciamo un stare nella giro. stessa stanza con questo. Come si chiama questo posto? Io lo chiamo Merdaio e Repton. I loro Lepton. amati re sono sepolti sotto la chiesa. Immagina quanti capricci quando li abbiamo cacciati. Aietello nel cuore di questo regno. Abbiamo messo in riga i nobili sassoni e ora sono tutti pronti a baciarci il culo. Gli unici a non cedere del suo capoguerra, Leofrid. Ma sta studiando Era mio fratello. Sì, non fanno che parlare, Ubba e Sigurd. Ti dovrei togliere il cerume dalle orecchie. Corre, attenzione. È la tenda del capo questa, ok. Non sono una stupida, Ubba. Ah, eccolo, Sigurd. Ci dovrebbe essere anche il maestro assassino Ethan. No, non mi ricordo come si chiama. Prima di fare una figuraccia, sto zitto. Beh, questo Io non me ne episodio è vado, iniziato idiota. Il molto re è hard. con le spalle al muro grazie a me e ai miei uomini. E ti abbiamo pagata per farlo. Ma il prezzo non cambia perché ora hai annusato un po' del nostro argento. Io sono un tutto.
Se avessi voluto sentire dire stronzate, ti avrei preso la lingua per infilartela nel culo. Boy. Ora va a farti fottere. Mercanteggiare non si addice al figlio di Ragnar Lothbrok. Ma non temere, Ubba. Ho i guerrieri che ti servono. Se sono come lui, allora non ho nulla da temere. Eivor, morso di lupo. Giungi al momento opportuno. Ubba e Ivar sono a caccia di re. E quando l'avremo preso, ne incoroneremo un altro. Il caro Thane Ceolwulf qui. Non è un ruolo che ho chiesto, ma è ciò che in questo momento serve alla Mercia. Un re giusto che guidi sassoni e danesi. Sei degno di essere re? Hai ciò che serve per essere un re. Un giorno, forse. Ma per ora almeno abbiamo un accordo. Il re ha respinto le nostre proposte di pace. Con Ceolwulf sarà diverso. Un nuovo re per una nuova Inghilterra. Per ora Burgred è rintanato nella sua fortezza a Tamworth e non vuole cedere. Un altro merdaio, soltanto più a sud. L'abbiamo assediata per settimane, inutilmente. Bussare non è servito. Allora entreremo con la forza. Se prendiamo Tamworth, deponiamo Burgred e incoroniamo Ceolwulf, la contea sarà nostra. Ok. E presto anche la Mercia. Sì. Deponiamo. Reclamare il trono è una condizione essenziale. Tu mi togli le gioie della guerra, Sassone. Non tutte le vittorie devono necessariamente passare per un regicidio. Ah, ma è più divertente. Una richiesta legittima. La onoreremo. È un buon piano, fratello. Sono pronto per la battaglia. Bene, ma ricorda, anche noi intendiamo guadagnarci qualcosa. Un'alleanza tra il mio clan e il regno di Mercia. Non appena vedrai quest'uomo sul trono, la avrai. Ottimo. Gli audaci figli di Ragnar urlano la loro brama di combattere nello scontro a venire. Che si scateni il porticare di spade. La battaglia ha inizio. Ah, non sapevamo fosse un poeta. Devo pisciare. Abbiamo un campo a nord di Tamworth. Verrete con noi? Certo. Facci strada. Puoi visitare Repton se vuoi. Ti troverai al molo quando sarai pronto a partire. Ah, ok. Io vado direttamente al molo. Sono lieto che tu e tuo fratello siate qui. Anche solo per infondere calma. Rilassati, Ceolwulf. Tutti ne avremo un beneficio. E tu verrai ricordato negli anni a venire. Ma per le ragioni sbagliate, temo. Sostanzialmente dobbiamo spodestare un re che probabilmente sarà della setta. C'è molto da vedere. Lo faccio dopo, tanto a questa città, ragazzi, ci possiamo venire quando ci pare. Poi lo posso fare anche da me offline. Se può vedere una città tina, c'era di meglio su Assassin's Creed. Sui dati Assassin's Creed. Allora, devo andare qui? Non devo andare al porto. Perché mi dice andare qui? Aspettate, vado un attimo qui a vedere cosa dice qua. Ah, ok, è dietro. Vedete, ci sono già le navi pronte a partire. La nostra è quella là, quella dietro. Verso non... sud-est. Portate gli uomini alle porte di Tam. Ci sono. Guarderemo i campi. E Eivor, hai affilato l'ascia? Ah, voglio. Sono pronto alla battaglia. E al forticare di spade, sì. È bello averti con noi. Combattere al fianco di due leggende è un onore. Vi hanno narrato delle vostre conquiste e oggi ne farò parte. Tesseremo le nostre saghe insieme. Filo per filo. Forza, ragazzo. Dallo smidollato che sei ti trasformerò in un vero uomo forgiato dalla guerra. Posso essere un vero uomo anche senza combattere. Muoviti, far questo ragazzo. Questo ragazzo è il figlio di Ceolwulf.
Perché non è nei suoi alloggi? Il nostro futuro re vuole un erede forte, un guerriero. È tempo che dimostri il suo valore, non trovi? Non sarà mai erede se muore, Ivar. Sa usare la spada? Sono stato addestrato. Ma io non voglio uccidere nessuno. Quegli uomini sono amici, compatrioti. Rilassati, piccolo re. Ora non ti chiameranno più amico. Puoi ringraziare tuo padre per questo. Ivar! Verrà con noi. E se dovesse accadere qualcosa al giovane Virgulto, affronterò la punizione del nostro futuro re. Sceglierà di farti decapitare. Ah, sentito, ragazzo? Se muori dovrò uccidere anche tuo padre. Risvolto interessante. Allora, vediamo dove ci chiede di andare, ragazzi. Non c'è nulla sulla mappa, quindi io a questo punto salgo a cavallo e vediamo dove ci chiede di andare. Dovrai sopportare mio fratello. Cerca sempre nuovi modi per divertirsi. Lo terrò a me. Tra bella amicizia, credo. Guardate quante navi, ragazzi. Probabilmente ci segue anche la nostra. Vai! Cosa ci fa il figlio di Ceol, Wulfarretto? È una prova della lealtà di Ceol. La protezione di un branco di danesi è l'ideale per un traditore e suo figlio. L'ideale? Tu e Ivar avete scatenato l'inferno nella contea. Le milizie del popolo sono con noi. Burgred ha ancora dei soldati fedeli in merce. Sono devoti e moriranno per difendere. Beh, ragazzi, non mi sarei aspettato subito di partire verso un forte. Ha un suono diverso dagli altri. Hai buon orecchio. Molti non colgono la differenza. Ma non tutti i danesi sono danesi. Da dove vieni, se posso chiedere? Da più a nord, da un luogo di nome Fornburg, in Norvegia. Non sapevo che ci fossero terre più a nord. Com'è la gente di lì? Hai mai visto un gregge di pecore che si trascina sul ciglio di un piombo? Ecco com'è. Almeno per chi è rimasto. Non avrei saputo dirlo meglio. Parlano del padre di Sigurd, probabilmente. Cioè, almeno... C'è stato un esodo di massa, dunque? Ivo. Sì. La Norvegia è ora provincia di un nuovo re di nome Harald. Un giovane, ma già esperto. E non sei in collera per l'esilio a cui vi ha costretti? Lo ero, ora non più. I viaggi, a dire il vero, posso dire di ammirare Re Harald. Ha usato le parole e la spada per unire la terra che chiamo casa. Per la prima volta a memoria d'uomo e nelle saghe, la Norvegia ha un re. Uno solo. È una vera impresa. Davvero notevole. L'Inghilterra è grande metà della Norvegia, eppure abbiamo 4 regni e 4 re. Capisci? Come potrei non ammirarlo? No, Harald è un uomo degno e con grandi idee. Ora mi è chiaro. Sono di soli 6 anni più giovane e ancora non ho vissuto una battaglia. Non oso pensare alle sue abilità. Quella battaglia è prossima, Ceolbert. Da oggi in avanti potresti fare rapidi progressi. Non credo di avere tanta fretta. Ragazzi, non parlo perché stanno parlando loro, quindi voglio farvi ascoltare i loro dialoghi. È inutile che mi metto sopra a parlare. È a mio padre che rivolgo il grosso della mia rabbia, non a Re Harald. Mio padre ha ceduto a Harald il mio diritto di nascita a mia insaputa. Come se fosse un barile di idromene. Non è stato un mero inganno. A questo punto ci vado un po' più veloce. Ah, ci si può arrivare anche a piedi, attenzione. Ragazzi, mi sa che sarebbe troppo lungo l'episodio poi, quindi non ho tempo di farne un altro in questo momento. Quindi io
chiudo qua l'episodio e vi ringrazio per la visione. Ci vediamo al prossimissimo episodio. E niente, vi ringrazio.